Allora, queste sono le fotografie che qualcuno mi ha parlato da Emina, degli scavi antichi, bellissimi, fantastici. È inutile che vi dica il solito contadino che scavava il campo, eccetera. Vi dico semplicemente che, tanto per cominciare, io non sono archeologo, ma sono ingegnere minerario. Ho una laurea in ingegneria mineraria, una laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio, una specializzazione in geologia, una specializzazione in fisica e alla fine mi hanno dato pure la laurea honoris causa in architettura. Quindi faccio la collezione di lauree, ma mi serve anche. Questo per dire che mi piace studiare. E allora, cosa è successo? La prima volta che ho avuto contatti con i giganti di Monteframa risale al 2002, quando ho avuto modo di conoscere in maniera avventurosa, in maniera Momo Zucca, che per andare in Marocco a vedere, studiare la città di Giuba II, re di Mauritania, che si chiama Volubilis, e Momo Zucca doveva andare a vedere il tempio di Ercole sulla collina di Larash, là dove Ercole, secondo la leggenda, aveva fatto l'undicesima fatica. E allora ci siamo incontrati e lui ha esultato per la cosa che stavo facendo al computer, cioè mettere a punto un sistema di visione delle fotografie aeree in maniera tale che si potesse fare, si dice in inglese, stripping, cioè togliere il primo strato e vedere quello che c'è sotto. E quindi lui esultò in maniera esagerata, ma esultò dicendo l'hai trovato, quindi quando si parlava di un teatro. E quindi è stato in maniera molto coreografica, diciamo. E allora è nato questo legame. Lui appena si è riavuto da questo momento, perché si esalta in una maniera esagerata, mi ha detto: ma perché non lo facciamo a Monteframa? Poi io subito l'ho preso al balzo, andai a Rabat, presi una fotografia che trovai su una bancarella per 100 lire, la paga 2 dirhami, e me la portai appresso e facemmo appunto questa cosa che a lui piacque tanto. E trovai l'anfiteatro di Volubilis con una fotografia. E poi l'hanno scavato e poi andai anche a parlarne davanti al re e davanti al ministro della cultura. Il mio intervento a Monteframa è di tipo scientifico per fare studiare cose nuove. Sapete che, almeno così dovrebbe essere, le università hanno il compito, addirittura nella Costituzione, di studiare nuove cose. Figuratevi che io all'epoca feci il primo progetto insieme nel mio gruppo, Peppina Tanda, il nostro progetto però sempre governato da Paolo Bernardini e Momo Zucca, e quindi dall'Università di Sassari, ebbe un voto altissimo, 9,4 su 10, su una media di 7, però non fummo finanziati perché ce n'erano tre, arrivavamo in quarti. I primi tre avevano 9,5, 9,6, 9,7, perché avevano dati, erano tutti storici, storici, letterati, e avevano messo tutti nel mucchio e quindi avevano vinto quello che è arrivato prima di noi, che aveva 9,45, cioè pochissimo in più, voleva studiare Torquato Tasso, che hanno avuto 300.000 euro per studiare Torquato Tasso, che non so se sia mai stato in Italia, anzi a me, in Italia sì. Comunque, noi però, i professori universitari devono essere sportivi, se è stato detto no, dobbiamo cercare di
trovarlo altrove questi soldi. E quindi alla seconda tornata il premio che risultava a quelli che erano stati promossi era di 200.000, e non solo, ma c'era anche il cofinanziamento, cioè io personalmente ho avuto, io ascoltate all'università, non gestito immediatamente da me, ho avuto 67.000 euro e 500 e 33.000 euro li ho messi io di tasca mia. La stessa cosa ha fatto il professor Zucca. Questo pochi lo sanno, perché questa roba qui non era metterli effettivamente, ma noi avevamo la scelta o di fare 6 ore in più di quello che già facevamo, e quindi io da 12 ore al giorno ero impegnato 18 ore al giorno, oppure metterli di tasca mia, oppure metterli con i soldi di un altro progetto, che mi servivano però per pagare i miei collaboratori. Allora, quindi io ho partecipato anche in solido a Monteprama, e naturalmente non facciamo altro che prendere, per quanto mi riguarda, non solo quello che ha detto Momo Zucca, ma come? Cioè noi dobbiamo partire da quello che sapevamo, studiare dei metodi particolari, innovativi, per poter vedere queste cose, anche queste piccole cose, cioè i piccoli blocchi, e poi fare una valutazione dell'estensione, perché nel 1979, quando scavarono Tronchetti, Musari, Momo Zucca, che era allora laureando, mi pare, erano emersi questi difetti, e poi si era detto che facendo dei saggi, una trincea che mi ha raccontato Momo, fece lui materialmente, poi uno scavo a una certa distanza verso sud, uno scavo a una certa distanza verso nord e uno scavo per due scavi verso est, ma non trovò nulla, e disse pubblicamente, anche la registrazione, che non c'era più niente. Allora lui fu sfortunatissimo, e io ne conosco questo, perché lui, poi lo vedremo, scavò facendo questi pozzetti di verifica a 73 centimetri da dove noi abbiamo trovato. Allora è logico che se lui fosse stato più fortunato, oppure voi fosse stato più fortunati, oppure avesse avuto allora una macchina come quella nostra, l'avrebbe scavato e trovato tutto, Tronchetti, Usai e Zucca. Allora, questa è la storia. Però allora, quando io ho iniziato a fare le ricerche, non c'era ancora una macchina così, o meglio, quando ho fatto la domanda, che era pochi giorni dopo che morisse Pigliu. Quindi nel 2012 noi avanzammo la richiesta, ci diedero i quattrini, e il progetto era prospezione geofisica e scavi selettivi. Noi cioè saremmo dovuti andare a vedere com'era la situazione sotto dopo la prospezione geofisica, con quale metodo. Avevamo detto il georadar, ma allora era quasi impossibile trovare le cose col georadar, perché il georadar è come una specie di era come una specie di aspirapolvere, cioè queste dimensioni, e poi con un manico, e uno va in giro con questa roba qui. Quindi se uno va a cercare in questo modo, diventa praticamente, staremmo ancora lì
con questa aspirapolvere per le mani a fare su e giù per la cabina. E non solo, ma c'è il problema che un georadar trascinato in una linea poi deve essere confrontato con un'altra linea affiancata, parallela possibilmente, ma è quasi impossibile farlo parallelo, e poi devono essere messi dei marker ogni tanto per poter fare l'interpolazione. La distanza, se io voglio prendere un corpo di 25 centimetri, io devo mettere i georadar, le antenne, almeno al minimo possibile, che ci dia tre passaggi sopra quel corpo per poterlo definire, no? Uno a un'estremità, uno al centro, l'altro sono 20 centimetri, li possiamo mettere a 10 centimetri. E così allora ci viene l'idea di fare una macchina particolare. Ma torniamo alla proposta che invece noi avevamo preparato. Si chiamava in prima istanza il Sacrario degli Eroi Infranti, titolo dato da Paolo Bernardini, con nel mio gruppo la Tanda, Giuseppina Tanda, e nel gruppo di Momo Zucca Alessandro Usari. Poi, quando l'abbiamo tornato, Peppina Tanda ha voluto fare un progetto tutto suo e quindi è stato sostituito con Alessandro Usai nel mio gruppo e Emina nel gruppo di Momo Zucca. E quindi questo era un progetto universitario. Loro erano, tra virgolette, i co-direttori dello scavo. Ok, allora io ho imparato che cosa era un gigante, lo sapevo la storia quando era stata trovata, però non lo sapevo così bene poi come me l'hanno raccontato. I primi che parlavano di giganti fu Tronchetti, quando ha presentato il libro I giganti di pietra, e poi Torelli l'accademico del liceo. Noi avevamo messo addirittura eroi a suo tempo, però adesso si trova la popolazione è quella che comanda. Se tutti lo vogliono chiamare giganti, anche se fosse sbagliato, io lo lascerei, e così è stato. Allora, i giganti, le domande che io mi facevo e che io facevo a loro, dicevo, chi erano? Venivano dall'Oriente? Poi vi dico perché queste domande. Perché guerrieri, pugilatori, arcieri? Erano le cose che io mi chiedevo, che chiedevo loro, perché volevo capire in quale milieu, in quale ambiente io mi dovevo muovere. Qual era la loro funzione? Dovevano difendere, dovevano spaventare, dovevano ornare? Queste erano le diverse. Dove si trovavano? Sulle tombe? Però, salvo qualcuno, mi pare che me l'abbia detto tu, una dove sono stati trovati i piedi proprio sulla lastra, il resto era sparpagliato tra discarica in mezzo a tante altre cose. Dove erano rivolti? Verso monte o verso valle? Da chi furono costruite? Quando furono costruite? Come sono state realizzate? In loco o in cava? Perché c'erano i modelli di nuraghe? Cioè, se noi lo paragoniamo a una necropoli che c'è adesso, no? Che si fa adesso, allora c'è ancora quello che si fa seppellire sotto la lastra, no? Le nostre vecchie tombe erano per terra, poi hanno fatto tutti quei loculi, però c'era la lastra, poi c'era il defunto, che non era ovviamente come quelli che noi sappiamo erano accovacciati, ma c'è il morto normale, e poi c'è la lapide che dice quanto eri bello marito mio, quanto eri bravo, e così cantano le lodi della persona. Poi c'è l'angelo, che è la statua, il gigante per esempio. Ma i modelli di nuraghe cosa c'è?
E questa era la domanda che mi sono fatto io. Tra l'altro, andando a cercare o chiedere, ma quanti ne sono stati trovati di modelli di Nuremberg in tutta la Serbia? È stato risposto 30, di cui si sa, perché ovviamente non sono sempre stati scavati tutti, può darsi che ce ne sia tanti. Però lì a Monteprama sono stati trovati 35 modelli di Nuremberg, più di quanto c'è in tutta la Sardegna. Quindi la cosa più importante, a mio giudizio, è perché non tanto i giganti, che sono bellissimi, che sono delle sculture fantastiche, ma è il fatto che ci fossero dei modelli di Nuremberg che, come noi, non li abbiamo mai visti. Perché? Allora, cosa significava? Che la persona che stava scolpendo li vedeva? Allora, ma allora se questi sono, come si pensa siano, tra il 700 e il 900 avanti Cristo, anzi 900 e 700 avanti Cristo, siamo quasi nella storia, quindi qualche cosa doveva essere, si doveva conoscere di questi. E poi c'erano alcuni particolari. Qualcuno diceva, per esempio, sono quelli venuti dall'Oriente, dove si fa la statuaria da parecchio tempo, compresa anche, e si ricordavano come erano fatti i nuraghi. Perché i modelli di nuraghi? Questi erano ancora molto interessanti, perché poteva significare che lì c'era. Ah, ecco, la cosa che è stata trovata, sono stati trovati questa tornata del 2014 ben 5 modelli di nuraghe octolobati, cioè con 8 torri a trotto. In Sardegna non ce n'è neanche uno. Se venivano dall'Oriente, come facevano a ricordarsi di una cosa che non c'era ancora? Dico la domanda a cui io non mi azzardo a rispondere. E dove sono poi i resti della scultura? Molti di questi probabilmente sono resti di sculture, perché immaginate, ho intervistato anche il famoso Sciola, che è il famoso scultore, poi anche Carmine Pilas, e ho detto, ma dove sono stati scolpiti? Sulla cava? Oppure, e quindi con pericolo di romperli durante il trasporto, oppure sul posto? Perché se è sul posto, e quanta roba, quanto materiale ci vuole? Siccome ognuno pesa tra i 200 e i 300 kg, loro dicono almeno due volte in più, quindi tre volte il peso, quindi dai 700 ai 900 kg. Quindi già il trasporto in posto era bello pesante e bisognava ammettere che fosse un grande sforzo per poterlo costruire. E secondo, quando io scolpisco, gli scarpi dove li metto? Mica li vado a buttare nella cava. Cioè tutti quei pezzi nascono dal fatto che quelli sono i resti di scarpi. Quindi in Urali, le statue, in effetti, si trova un torso, poi si spezza il piede, poi si spezza quell'altra cosa, cosa ne facciamo di quattro piedi? Non possiamo mettere su un altro. In poche parole, e spesso molta di quella roba è finita in quello che gli archeologi chiamano discarica, proprio come se l'avessero messa apposta per sbarazzarsi di questo. E questo anche per la statua di gigante. Sono mai stati in piedi? Altra bella domanda. Se voi vedete l'esposizione, la maggior parte delle statue hanno la schiena piatta e non rifinita, salve i pugilatori che hanno questa specie di frac, però è sempre piatto dietro, mentre davanti c'è. Allora, se voi, anche uno non ingegnere, va a vedere con i piedi piccoli affiancati, voi avete mai visto una statua con i piedi piccoli, con i piedi appaiati? In qualsiasi museo del mondo, nessuno. Da Canova, certo, tutti quanti mettono i piedi, chi in maniera plastica, chi
anche Michelangelo, visto l'ultima volta, la Pietà Rodandini, che è forse un errore di Michelangelo, oppure l'ha voluto fare apposta per lasciare un enigma all'ultimo, dicono eccetera, non ha i piedi, mentre le mani ce n'è una in più, i piedi sono messi sfalsati, proprio perché il peso, il baricentro di tutto il corpo deve camminare, deve stare nell'area di base, altrimenti badabong, cade. No? E allora, questi qui ce l'avevano affiancati, e la schiena piatta, tutto fa pensare che questi fossero attaccati alle pareti di qualcosa. Oppure stesi sulle tombe, però stesi sulle tombe, la tomba, la lastra è di 1 metro per 1 metro, questi qui erano lunghi 2,30 metri, quindi 2 metri, 2,30 metri, sbordavano. Tranne gli arcieri che avevano la faretra, che erano messi, potevano essere, hanno i piedi leggermente sfalsati. Però se io vado a calcolare il baricentro, vedo che il baricentro sta ben fuori la base e quindi cascano. Quindi, secondo me, non sono stati mai in piedi se non con qualche supporto. Però noi non ne abbiamo trovato di supporti che legassero questo alla parete, oppure come si fa con i pastori del presepe, che si mette uno stecchino per tenerli lì. Quanti sono? Per adesso sono 35, mi pare. Chi li ha distrutti? 43. Ah, 43, era con gli ultimi. 3, 4. Ok, volevano essere opere d'arte o rappresentazioni di vita. E infatti si parla di necropoli monumentalizzata, quindi d'altra parte se dovevano avere un altro, certo, a parte gli occhi un po' spiritati che sembrano proprio quelli che devono fare paura, gli altri, l'arciere è una cosa meravigliosa, cioè tutto scolpito veramente in maniera che sembrano fatti da qualche artista molto più recentemente. Allora, la prima cosa che si fa quando si va a cercare quanto è distante, quanto è grande un'area che poteva interessare questa necropoli, dovevamo cercare qualche cosa di diverso da quello che vi ho raccontato prima, perché il radar è quella specie di cosa che non è servibile, è proprio completamente diverso. E allora, possono essere metodi fotografici, la prima cosa, da satellite, da aerei, da foto a volo d'aquila, ortofoto, foto da droni, aquiloni, palloni aerostatici, li abbiamo provati tutti. Poi i metodi geofisici invece, quelli che dovevamo usare noi, dovevano avere elevata risoluzione spaziale, cioè io da qui al resto di questo tappeto, se voglio vedere ogni quanti centimetri c'è una striscia, devo avere la possibilità di avere dei sistemi capaci di dirlo, se no non ci riesco. Poi alta velocità, quindi devono essere non portati a mano ma con qualche macchina. Poi la precisione e la ripetibilità della misura, perché se io lo rifaccio e trovo cose diverse non ci capisco più niente, sono costretto a farne un terzo e poi a forza anche un quarto, no? Non ce la finisco. E poi deve essere georeferenziata in maniera accurata. Uno dei problemi che c'è stato a Montebrama era la georeferenziazione, perché il telefonino non prendeva bene. E noi l'abbiamo dovuto fare con un GPS differenziale che aveva la base nel nostro istituto a Cagliari. In poche parole si basava dove c'è la precisione esatta proprio delle coordinate. E si vedono le differenze con quelle di... però devi prendere il telefonino. E quindi spesso abbiamo dovuto ripetere tutta l'operazione perché smetteva di funzionare. Oppure il satellite non erano il numero adeguato ad avere quella precisione. Dico che cos'è la geofisica, due parole. Innanzitutto
nel concetto di realtà diversa, che è una cosa molto ostica, se facciamo una cosa, un'inchiesta qui e dico che cosa è la realtà, ci mettiamo almeno un'ora. Io vi racconto quello che è stato detto a casa. Mia moglie dice: è quello che si vede. Allora quello che non si vede non è reale. Mio figlio, che è il più pratico di tutti, è quello che si tocca. Sì, e allora quelli che sono a 10 km non sono reali. Mia figlia dà una cosa veramente fantastica, che solo i giovani sanno. È una immaginazione collettiva. Io le dico: ma hai fumato qualche cosa? Però poi mi sono accorto che c'era un certo Einstein che diceva: adesso senza fare paragoni blasfemi, l'immaginazione vale più della conoscenza, che la conoscenza è: io posso studiare adesso da qui indietro, poi al massimo passa un secondo, io acquisisco un altro dato, ma ha una dinamica lentissima la conoscenza. Invece l'immaginazione avvolge il mondo, diceva Einstein. È una cosa: posso pensare come stanno adesso in Nuova Zelanda, mi invento che sono in mezzo ai maori, oppure che trovi. Allora è fondamentale l'immaginazione, perché tutto il progresso scientifico è così. Io immagino una cosa, la ruota. Se non l'avesse qualcuno immaginato, noi ci saremmo estinti come dinosauri. Perché non avremmo avuto la ruota, non avremmo guardato, non avremmo mangiato, non avremmo avuto niente. Cioè, qualsiasi cosa che ha fatto l'uomo e che lo distingue proprio dagli animali è l'immaginazione. Certo, anche la memoria, la conoscenza, la cultura. E poi ci sono tanti altri, per esempio Nelson Mandela, Gandhi, le donne dell'Iran, San Suu Kyi della Birmania, insomma tutte queste persone hanno avuto, Martin Luther King, I Have a Dream, oppure insomma tutti hanno pensato oltre quello che si vede o che si tocca. Qui per esempio voi cosa vedete? Vedete delle case, costruzione e poi una specie di camicia stesa. Ma può essere una camicia stesa? No. No? E cosa pensate che possa essere? Una chiesa. Immaginazione collettiva. Avete immaginato che lì ci sia una chiesa. Ora, potrebbe non essere vero, perché ormai con le fotografie si possono ritoccare come vuoi, ma è chiaro che prima di farci costruire sopra, io farei delle altre prove, per esempio dei piccoli scavi oppure della geofisica. Questo per esempio che cosa può essere? Una villa romana, potrebbe essere, addirittura quelle parti più lucide potrebbe essere addirittura pavimentata. E anche questo io farei delle prove prima di eventualmente distruggerlo per costruire un palazzo. E questo che invece non è una fotografia, questa è geofisica. La geofisica fatta nel castello di Stirling, dove stavamo cercando la tavola di Re Artù. Però sapete che quello non è senza qualche cosa, c'è una struttura sicuramente, una cosa antropica, un rettangolo. In geologia non esiste un rettangolo, cioè qualche cosa che faccia un rettangolo. Né queste appendici che ci sono. Sono troppo precise. Ecco, e se tu, se io oggi volessi inventarmele, sarei ancora lì. Questa è stata fatta nel 1993, dal professor Jones, dell'Università di. Se io volessi, noi ne abbiamo migliaia di questi casi. E per dirvi che la geofisica potrebbe essere una cosa effettivamente più della fotografia, che si può taroccare, la geofisica non si può taroccare. Ci sono miliardi di dati e per ricostruire una cosa del genere non si può fare. Questa è un'immagine a una certa profondità, ma ce n'è un'altra a 2 cm più su, altre 3 cm e così via.
Ok. Tutti i metodi geofisici sono quelli che vanno, questo è la, dove c'è scritto visibile, al centro, è l'ampiezza di quello che si vede, ma voi vedete che addirittura 3 elevato 22 sono le frequenze che noi possiamo utilizzare, e poi anche, anche fino allo 0,00001 sono le frequenze più basse, con una lunghezza non... Allora, che cosa sono questi? Questo numero è quasi indicibile, 10 elevato a 22, ci sono 22 zeri, non so neanche come si dice, per dire che noi siamo immersi in un mare di onde elettromagnetiche. Addirittura ogni centimetro della nostra pelle, ogni minuto, ogni secondo viene attraversato da 5 miliardi di onde elettromagnetiche o di particelle. E quindi è una cosa. I metodi geofisici sono questi, quelli che riescono a vedere dentro le cose e sottoterra. Quindi io posso guardare dentro un muro, sottoterra. Okay? E questo va a finire in una realtà diversa da quello che noi siamo, possiamo fare, perché noi possiamo vedere o toccare o odorare, ma non certamente quello che non siamo neanche i cani che possiamo vedere i tartufi. Allora, a Montebrama facciamo prima le fotografie. Dove le facciamo le fotografie? Le prendiamo di quelle già fatte nel passato, e queste sono del 1967 che abbiamo preso. Cosa è successo nel 67? La prima statua è stata trovata, la prima testa è stata trovata nel 74, e allora volevamo vedere che segno la fotografia trattata in quel modo che aveva spaventato e fatto già esultare Momo Zucca, succedeva a Montebrama. Questa è la linea delle tombe, si vede una striscia strana, e questa è dove la discarica vicina, dove ci sono trovati i resti delle statue. A parte che nella stessa fotografia si trovano ancora dei resti simili, ma se noi andassimo a trovare oltre, questa è una fotografia dall'aereo, fatta da 10.000 metri, vedete che quei segni se ne trovano a bizzeffe, quindi poteva essere anche oltre 100 ettari questa Montebrama. Questi metodi geofisici, questo sono io di profilo, nel 1970, nel 79 due miei colleghi, un ingegnere e un geofisico sudafricano, in inglese prima, vinsero il premio Nobel per la medicina nel 79. Io non ho vinto nessun premio Nobel, giustamente, ma sono stato il primo al mondo a fare l'attack a una cosa, ed era le colonne del Duomo di Orvieto. Certo, io non potevo portare le colonne del Duomo di Orvieto dentro un tubo, no? Per vedere, perché i raggi X, quindi dovevo utilizzare non i raggi X ma qualsiasi altra cosa. Vabbè, questo, e comunque ci sono riuscito e ci siamo incontrati con un nuovo ricambio, perché anche lui aveva fatto uno studio simile per vedere dove rinforzare le colonne. Va bene, poi anche fare anche una tomografia 3D elettrica, però, cioè vedere come è possibile in tre dimensioni, cioè per esempio se io volessi sapere sotto questa stanza, mettere tutto attorno degli elettroni con degli algoritmi particolari, si va a vedere sotto. Era fatto all'Aquila, dopo che è successo il terremoto, chi è che entrava dentro i palazzi pericolanti? E noi ci siamo inventato questo sistema. E questo per esempio l'abbiamo fatto in una delle più belle opere di ingegneria mineraria e idraulica esistente al mondo. Sapete dove? Dov'è? A Cagliari, è l'acquedotto romano di Cagliari, 49 km almeno. Ecco come noi, com'è l'acquedotto e come lo vediamo noi. Vedete, questo rosso vuol dire vuoto, resistività molto alta, vuol dire infinito quasi, è vuoto. Quindi è come le possiamo vedere noi. Certo, non possiamo dire vedere le tegole, le cose eccetera, ma vediamo che c'è lì. Questo è a 10 metri di profondità, noi l'abbiamo indagato e percorso per 4 km e mezzo. Ci
siamo fermati al Fangario perché lì è difficilissimo muoversi. Un'altra cosa, per esempio, a Montenucci di Esterzili, vediamo i percorsi di acqua sotto queste fonti nuragiche che sono fantastiche. Figuratevi che a 1200 metri nel Monte Santa Vittoria di Esterzili, con un battente di solamente 40 metri, ci sono quattro sorgenti di diverso tipo, di cui una è calda e una ha addirittura dei filtri per renderlo potabile. È una cosa straordinaria per un ingegnere. Questo invece è la tomba di Nestor, eroe della guerra di Troia, e quindi ci sono, abbiamo fatto della geofisica sia con un metodo elettrico che con un metodo elettromagnetico, e siamo riusciti a trovare due tombe della del figlio di Nestore, cioè Trasimede, e le tombe erano del figlio di Trasimede, e qui dovevano costruire un impianto industriale. Io sono stato alla televisione greca per fare vedere queste cose, alla fine hanno vietato di fare l'impianto industriale. Bastione di Santa Caterina, la Fontana Bona, che nessuno ha mai individuato, si può vedere tranquillamente, percorrerla virtualmente. Vedere a San Salvatore di Sinis l'accesso dell'acqua, a Santa Maria di Neapolis addirittura la pianta. Questo è lo scalo fatto in 10 anni, appena 150 metri quadri, mentre questi qui sono 3000 metri quadri fatti in 3 giorni. In questo è stato pagato molto perché erano lavori socialmente utili, e questo qui invece non è stato pagato per niente perché che non avevamo finito i soldi. Vabbè. E questo, per esempio, è nato prima l'uovo o la gallina? È nato prima il nuraghe maschio di Barumini oppure il pozzo? E qui siamo noi che facciamo una indagine davanti al pozzo per vedere che cosa c'è, e troviamo che nel pozzo vediamo che sotto il nuraghe di Barumini, a circa 2,5 metri sotto, ci sono delle strutture rettangolari. Ovviamente voi ci dovete credere, perché se no, per togliere il nuraghe per andare a vedere come cosa, non lo farà mai nessuno, figuriamoci, non mi hanno creduto per... Allora, però non mi sono arreso. A Barumini, per esempio, per la prima volta dopo 3500 anni, perché Lillio ha scavato Barumini, ma non ha scavato il pozzo, era stato coperto il pozzo, e quindi lui ha smosso le pietre e ha trovato il pozzo. E noi, per la prima volta dopo 3500 anni, siamo andati dentro il pozzo e abbiamo messo un elettrodo anche nell'acqua. È un elettrodo, si dice, all'infinito molto distante, e sapete bene che la cosa che conduce bene la corrente, infatti quando facciamo la doccia dobbiamo stare attenti, è l'acqua, e quindi io ho seguito il percorso dell'acqua indicatomi dal passaggio della corrente, e quindi sono andato a scoprire due nuraghi che non erano presenti nella carta, e tutto quanto questo segno arrivavano da Mizza Sant'Antonio, che sta sotto la Giara di Gesto, e loro quindi conoscevano come trovare l'acqua. A Barumini qualsiasi ingegnere, qualsiasi va lì in giro, non trova l'acqua. Quindi i nuragici erano dei grandi idrogeologi e dei grandi ingegneri. E noi invece siamo questo nell'antropocene, cioè vediamo tutte le schifezze che hanno buttato dentro al pozzo, ma a volte solamente perché uno si è sporto. Per esempio i ciucciotti dei bambini, apre la bocca e casca il ciucciotto, oppure l'accendino, cioè il taschino, ti inchini e casca. È così, 25 kg di roba, compreso una macchina fotografica Nikon con teleobiettivo che deve essere stata persa da qualche parte. I metodi che noi abbiamo sperimentato sono il Giorana a 16 canali. Un metodo che è detto ARP, un metodo per velocizzare le misure elettriche, che avevamo inventato io nel 93, ma come al solito non l'ho brevettato, l'hanno fatto i francesi 5 anni dopo. Però tutti questi metodi sono tipo la macchina di ritorno al futuro,
è la cosa più bella che io abbia visto negli Stati Uniti, all'Universal Studios di Orlando, quando ho fatto una fila gigantesca per salire sulla macchina di ritorno al futuro. E con mio figlio ero, che era piccolo, abbastanza piccolo. Cioè, così emozionato che abbiamo fatto 3 giri. E io alla fine ho detto, questa macchina la devo costruire anch'io. Se vi ricordate il film di Ritorno al Futuro, il protagonista si chiamava Doc. Sì. Il mio soprannome è Doc. Me l'hanno dato i miei collaboratori. E questa è la macchina di Ritorno al Futuro. E cioè questi 16 antenne, 15 canali, che permettono, una antenna trasmette e le altre 15 ricevono. In modo che se io passo sopra un corpo, io ho uno che ci passa sopra, l'antenna per esempio trasmettente, e tutti gli altri li guardano da diversa distanza, perché sono distanti 10 metri. Quindi io l'oggetto lo vedo in 3 dimensioni. Se le collego ad una macchina come questa, che non ha niente della macchina di Ritorno al Futuro, ma c'ha 40 anni e pur si muove, è collegato con un Doppler, che è per misurare la distanza con una precisione del millimetro, e con un GPS differenziale per sapere la posizione dei corpi che esso rileva con la precisione di 1-2 centimetri. Quindi non possiamo sbagliare. L'unico problema è che normalmente questo va bene quando si ha un terreno piatto. Quando c'è, come Montebrano, una collina, le pietre, gli arbusti, le cose eccetera, bisogna fare delle correzioni. E quindi molto dopo bisogna lavorarci molto. Dentro la macchina, per evitare che una strisciata di 2 metri sia troppo distante, quindi si perdono i dati in mezzo, l'autista vuole sapere dove sta camminando. E questo per esempio è la... Adesso qui noi sintonizziamo a questa profondità che è 1 metro e vediamo che questa strisciata ha ritrovato quella struttura. Quindi adesso vediamo se ritrova anche questa. Ecco, sì, allora vuol dire che questa struttura continua ancora. E così si fanno tutte le mappe, se ne mettono una a fianco all'altra e così abbiamo le mappe che devono essere corrette per la quota, perché ci sono... Montebrama era un terreno spesso arato e quindi se io faccio camminare 18 antenne trovo il solco, una sta sulla crinale, l'altra sta nel polso e quindi nascono delle anomalie che però si esauriscono soprattutto se io le prendo di traverso. Ok, e questo, la prima mappa del georadar è il 16 di aprile del 2013. Figuratevi che ieri è stato l'anniversario dell'apertura dei musei di Cagliari e di Cabras nello stesso giorno. E noi siamo partiti 7 mesi prima. 7 mesi prima vediamo che a nord ci sono delle strutture belle importanti, a sud ci sono delle strutture belle importanti. Poi continuiamo, purtroppo si è passati, siccome è una macchina sperimentale, da colori diversi, quindi queste mappe sono le stesse di prima, e si vedono qui, siamo andati avanti, e si vede una fila molto interessante, per esempio queste sono quelle delle tombe, ecco queste per esempio. E qui si vede un'ellisse, forse uno stadio, chi lo sa, è una struttura che sembra pavimentata perché riflette punto. E questo è del 15 di ottobre, è una mappa fatta a 75 cm, poi andiamo avanti, andiamo ancora avanti, aggiungiamo un altro pezzo, non potevamo fare gli scavi, perché? Perché era un terreno privato. E allora avremmo dato il premio di rinvenimento. E allora Minoia, il sovrintendente, ha una brillantissima idea,
andiamo nella vecchia area archeologica, facciamo una riunione e dice, ok, la sovrintendenza aveva un progetto, progetto Arcus, che era sulla rotta dei Fenici, e dovevano, si doveva, per quanto riguarda Monteprama, aveva una cifra veramente piccola, di 42.000 euro, mentre la maggior parte degli altri 750.000 dati da allora a Berlusconi era dovuta a Tarros, che ci sono i Fenici e quindi è giusto che sia. Però la prima parte è stata fatta per verificare la geofisica, cioè il nostro progetto, e quindi il direttore dei lavori era soprattutto Momo Zucca, insieme alla sovrintendenza, perché siamo in un'area archeologica. Ma la prima cosa che uno fa di geofisica, quando porge radar, che fa una cosa nuova, la prima cosa che si fa è quella di mettere a punto un sistema che dice, andiamo a controllare prima dove non c'è nulla. E so che è brutto, perché, perché se non c'è, con lo scavo non c'è davvero nulla, abbiamo fatto bingo, perché l'archeologo risparmia di scavare in quelle zone, e quindi non, è quello che dice il Consiglio d'Europa di La Valletta del 1992, addirittura dice che non bisogna scavare se non nelle aree dove sono positivi i risultati della geofisica. Nel 92, ribadita dalla Convenzione di Faro, c'è una risoluzione del Consiglio d'Europa. L'Italia l'ha disattesa, poi è stata sanzionata in tutte le parti d'Italia, si usa la geofisica preventiva. Questo siamo noi, io, Alessandro Usai, Emina, Momo Zucca, Adriana Scarpa, Francesca Caputo, Carlo Nocco, Giorgio Spano e Barbara. Ah, Luciana Tocco, sì. Barbara non c'è. Quindi cosa vediamo? Studiamo la parte nord, vedete che tutti i puntini gialli, vuol dire arancione, sono rimbalzi dell'onda elettromagnetica. Sapete come funziona il radar per trovare l'aereo? Io ho un aereo lì in quell'angolo, mando onde elettromagnetiche, rimbalza sull'aereo, ritorna nell'antenna e io misuro il tempo che ci impiega andata e ritorno. Sapendo la velocità, che è la velocità della luce, so a che distanza si trova l'aereo. Poi l'aereo ovviamente si muove e io faccio la stessa cosa e trovo che è un tempo minore e quindi sta a una distanza minore. Fino a che non lo trovo alla minima distanza, quella che è o sulla verticale o comunque dove c'è la minima distanza, e poi riaumenta. Se io metto in diagramma Tx, vedo che è l'equazione di un'iperbole. Allora un oggetto lo vedo come una iperbole, mentre uno strato, siccome la distanza è sempre la stessa, io lo vedo come una linea. Se lo strato è inclinato, vedo una linea inclinata. L'inclinazione dipende dalla velocità come mi muovo e quindi devo fare delle correzioni. Ma l'oggetto lo vedo. Quindi questi punti arancioni sono tutti oggetti. Questo, per esempio, noi l'abbiamo detto strada perché noi abbiamo visto che la copertura di questa anomalia è piatta, quindi vuol dire che è una parallela all'antenna, si mantiene tale e quindi può essere solo una strada. Oppure questa cosa qui è un altro metodo, il metodo elettrico, che nel 93, una tesi di dottorato, stabilimmo come fare le misure velocemente. E ci voleva un'asta, dico solo questo, poi quest'asta non sapevamo dove prenderla, il mio tecnico ritornò, gli diede 5.000 euro per comprarne una, e lui ritornò dopo 5 minuti con l'asta in mano.
E quando si pensa, no, niente, ho tagliato il palo del divieto di sosta. E sono dovuto andare a rifondere tutti al comune, come vuoi rifondere un palo del divieto di sosta? Cosa ha fatto? Cioè, e quindi ci inventammo questa cosa qui. Però dopo questa ragazza andò in Francia e insieme ai francesi fece questo sistema, che era ben più comodo. E oggi non ce l'abbiamo, non facciamo. E questa addirittura è in grado di fare 2 ettari in 1 ora e 22 minuti e si vedono tutte le cose, per esempio solchi che sono nel terreno, si vedono sentieri, si vede questa che è una costruzione, forse quella vista da Liliu, in parte distrutta, perché questo qui c'è solamente il posto dove c'era la costruzione. Oppure un'altra cosa che abbiamo fatto è una tomografia, una tomografia termica, abbiamo sospeso la termocamera sul, questa è stata vista probabilmente da Piero Angela, questa termocamera misura la temperatura del suolo, durante il giorno il sole riscalda il terreno e durante la notte il terreno restituisce il calore che è penetrato dentro, quindi la prima immagine dopo il tramonto è quella del primo strato, della prima parte superficiale, man mano che passa il tempo le immagini si riferiscono a profondità diverse, si chiama tomografia termica e noi siamo riusciti a vedere le tombe. Questo finalmente è il Monte Prado, le cose eccetera, vediamo, ci sono tanti punti, abbiamo fatto tutti i piccoli scavi là nel blu dove non c'è niente, qui c'era un piccolo segno, ma questo non era il georadar. Il georadar non c'era a Monteprana, il georadar era a Verona quando è iniziato gli scavi e abbiamo dovuto utilizzare altri sistemi. Questi sistemi erano completamente diversi, addirittura mentre il georadar pesa 500 kg, tra tutti i macchinari, il sistema di sollevamento eccetera, 300 kg. Abbiamo utilizzato uno strumento sempre elettromagnetico che è lungo tanto e che pesa 2,5 kg. È chiaro che non può essere preciso come l'altro perché penetra. E allora, qui finalmente, siccome i detenuti, noi abbiamo avuto un grande lavoro, è stata un'opera eccezionale quella di lavorare con i detenuti, meglio i detenuti hanno lavorato con noi con grande rispetto dei ruoli, con grande, poi c'erano tutte ragazze, sapete bene, insomma, queste persone, due di questi avevano 30 anni di galera per omicidio, erano affidati a Momo Zucca e a me, perché avevano fatto il progetto, ma soprattutto Momo Zucca perché abita lì, e lui tutte le mattine andava a prendere i detenuti, li portava lì, sotto la sua responsabilità firmava, loro erano all'aperto. Comunque loro hanno detto, ma professore ci sta facendo scavare senza trovare niente, siamo venuti per trovare qualcosa. E allora ha detto, vabbè, smettiamola qui. Nel mentre però mi avevano anche cambiato le carte in archeologi, perché noi ci siamo partiti l'anno prima, e quindi nel 2013, questo qui è del 2014, per 5 anni. Quindi nel mentre erano cambiati i quadrati, sapete che si fanno dei quadrati per dire questo quadrato ha come la battaglia navale, no? Allora si danno numeri e lettere e si vedono di 10 metri o di 5 metri, dipende da quanto è grande l'area. Loro che dovevano fare, non hanno preso la nostra, che era un palo che c'era sulla strada come origine, e hanno dovuto. Quindi noi ci è toccato anche rifare tutte le traslazioni per poter avere le coordinate precise. Siamo andati dove il segnale era forte. Ok. E questi erano i segnali. Questo è quello che vedevamo noi. Queste qui erano le anomalie. Questa è la sezione. E queste cose che si vedono qui in mezzo sono anomalie. Cioè, se non ci fosse un corpo, non avremmo visto queste. Quindi le anomalie significa diverso dal normale.
E qui sappiamo anche la distanza, la profondità che si trovano. Ecco, vediamo un pochettino. Io il 23 giugno del 2014 alle ore 13, ovviamente questo è il mio dito sporco in mezzo alla terra di Buddha, eccetera, io ho la mappa, faccio vedere la mappa a Momo, 60 cm per 2,30 m, tutto fatto a pezzi, perché poi metto le pietre come pollicino per dire dove scavare, indico dove scavare, 54 cm, trovate un gigante. Ok, al giorno, scaviamo tutto il giorno, uno dei giorni, anche la notte, per il 24 giugno alle 9:16 minuti, vediamo che io indico che ci siamo quasi. E infatti il 24 giugno alle ore 15:28, un giorno, 2 ore, 22 minuti, che noi riusciamo a vedere non un gigante, ma un betilo con, di 2,30 m per 60 conico. Ed era fatta a pezzi, ma non era fatta a pezzi, perché io lo vedevo fatto a pezzi, perché il giornale una volta era sopra e un'altra volta era sotto il solco di un aratro. Quindi era stato rigato da questo aratro. E infatti giratolo purtroppo, perché si è rotto. Questo è quello che io ho visto, noi abbiamo visto, e quello che si mette sopra è lo rilievo fatto da Luciana Tocco, che in molti casi è con la precisione di qualche centimetro. Non solo, ma qui vediamo che ci sono questi due betili, perché erano due i betili, ma noi abbiamo visto non solo i betili, ma abbiamo visto anche le tombe. Qui le tombe, dalla fotografia di Ivan Lucchellini, che ha fatto col drone, non si vedevano le tombe. Quindi noi abbiamo detto, no, scavate ancora 10 cm e trovate le tombe. E così hanno fatto. Infatti vedete che c'è una scaletta, uno sbalzo. Andiamo all'altro. A un certo punto queste cose avvengono sempre al bordo. Avete mai notato che quando c'è una cosa che ci piace o che vogliamo trovare, è sempre sul bordo di una cosa. Allora noi sul bordo avevamo accumulato tutte le pietre del vecchio scavo e del nuovo scavo, e quindi abbiamo fatto, non potevamo passare col giorale, e quindi abbiamo dovuto smuovere tutti i blocchi. Smosso tutti i blocchi, vediamo un'anomalia gigantesca che c'è. Qui è sbagliato questo qui è tra 70, tra 80 e 1 metro, e quindi al centro del 90, e questo è tra 90 e 110. E qui allora nascono tutte le ipotesi, cosa può essere un animale mitologico, come una radiografia, no? E si vedono certe macchie, però erano le prime volte che noi vediamo una cosa del genere, una radiografia del terreno. E quindi non è una cosa semplice da interpretare, quindi tutte le fantasie. Io, tra le altre cose, perché ho detto anche io che non si capiva molto, ho detto c'è una testa legata al corpo, vedete questo? Ed è inclinato così, perché qui è meno, man mano che si approfondisce, questo qui rimane invisibile, questo qui si vede di meno. E allora, era il 2 di agosto del 2014, fino dal 2 agosto c'era la gente così, perché dopo che era stata trovata il Betili, è stata riaperta Monteprama, che non si pensava, perché addirittura nel nostro disciplinare, nella nostra convenzione fatta, era la parte nord doveva essere scavata dalla sovrintendenza per verificare quello che aveva detto l'indiro. Poi la parte ovest delle capanne doveva essere fatta, scavata sempre dalla sovrintendenza, e noi dovevamo fare la parte centro-sud, come al solito tocca il centro-sud.
E questo è quello che noi abbiamo di fronte. Questa è l'anomalia completa, che era 4 metri, che è divisa in due, e questo è quello che è stato trovato. Quello rosso che compare adesso è il rilievo scanner laser, perché ovviamente c'erano sopra, c'era la terra, e quindi viene leggermente diversa, un paio di centimetri, c'era qualche sassolino. E queste sono prima i betili e poi questa meraviglia che commuove. Sono due, e uno ha la testa attaccata al corpo. Non si poteva ammettere, perché normalmente lo scudo è sulla testa, e invece quindi non sembrava possibile che ci fosse la testa attaccata, invece era così. Poi abbiamo riportato qui tutte le anomalie che abbiamo trovato. Naturalmente noi ci siamo persi quelle piccoline, i pezzi, per esempio c'era un modellino di un rago di 12 cm, noi non l'abbiamo potuto vedere, perché è come una griglia, no? Tutte quelle che sono più piccole, altrimenti noi possiamo anche andare a vedere quelle più piccole, ma dobbiamo usare una frequenza più alta. La frequenza più alta però non penetra, rimane a galla. Quindi noi, per esempio, con l'antenna possiamo vedere i ferri della muratura o del pilastro, anche dopo 2 cm o 3 cm di intonaco, se usiamo la frequenza altissima, ma se usiamo quella grande noi non vediamo i ferri. E quindi noi abbiamo rilevato 3.400 anomalie, mentre i pezzi trovati sono stati 4.400. Poi siamo andati a fare la geofisica del capanne e abbiamo visto che ci sono delle strutture, ma anche sopra una tomba. Nella tomba si vede una lastra, si vede la fine della lastra, il cranio, l'anca e le ossa del femore che sbucano di fianco alla testa. E allora abbiamo preso a prestito un algoritmo che si usa per andare a cercare il petrolio a 6.000 metri di profondità. Sapete che con la geofisica si trova il petrolio, quindi tutte le macchine, le cose eccetera, tutti anche i guai dell'inquinamento li produciamo noi, perché facciamo in maniera tale che sono il 100% si trova con la geofisica, e si usa questo algoritmo. Vedete, QS, indice di qualità. Noi siamo in grado a 6.000 metri di distinguere se si tratta di gas o di petrolio a 6.000 metri. Paradossalmente è molto più difficile fare l'indagine in superficie. Vediamo se qualcuno ci arriva, perché in superficie cosa c'è? Ci siamo noi che disturbiamo, ci sono il traffico, le cose eccetera, e quindi togliere tutto il traffico, tutte le cose che produce l'uomo, le prese di terra, le cose eccetera, sono tutti disturbi. Quindi anche le vibrazioni. Vibrazioni, qualsiasi cosa, anche noi che camminiamo. Ecco, questo invece è uno scavo elettronico fatto in 20 secondi. Qui c'è il tempo, scritto piccolo perché la gente non lo veda, perché ci sono le coordinate giuste. Ecco. Ogni pezzo arancione è un pezzo di statua o di pietra, insomma non si sa bene che cosa c'è, fintanto che non si scava. Ma il progetto era proprio questo. Noi vi diciamo dove scavare e voi scavate. La schiena. Ok. E questo finalmente è quello in 7 ettari che ci erano stati dati. Vedete che questo è un tentativo di vedere in 3 dimensioni. Quindi noi siamo in grado di vedere a 1 centimetro, 2 centimetri, 3 centimetri, anzi millimetri, no, centimetri. Ogni centimetro per fare la stazione, e quindi noi possiamo anche vedere in 3 dimensioni. Anzi, adesso che ci sono le stampanti 3D,
noi siamo in grado di stampare tutta Monteprama in 3D. Quindi noi potremmo fare, renderlo visibile ai ciechi. E qui si vedono una serie di tombe che sono per ora 137 metri e 50 di tomba, ma qui si vedono strutture. Questo è uno schema delle anomalie in 7 ettari attorno agli scavi. Questo, siamo andati a 500 metri da Monteprama e abbiamo visto che ci sono questi segnali fantastici. Questo significa vuoto. Cosa sono? O grotte oppure cisterne. E poi a 500 metri da Monteprama troviamo questo qui tutto azzurro e l'argilla con le mani. E questo qui invece è una cosa di pietra che è lunga 200 metri, 160 metri. Ed è larga non sappiamo quanto perché ne abbiamo fatto. La profondità si trovano? Si trova fino a 2 metri di profondità. Da 0 a 25 metri. Questa non è stata scavata. Questa è una zona nuova. Vedete com'è. E poi vedete, questi sono 2 ettari che io ho continuato fino a fare 16 ettari. Guardate, queste qui sono le due cisterne. E questo qui si vedono come dei tubi che portano. E qui invece c'è una strada. Questa strada porta, si allarga a un certo punto e da un lato e dall'altro della strada compaiono delle statue. Non solo, se noi vediamo, questo è a 80 cm di profondità, questo qui invece è a 1,40 m di profondità, da 1,10 m a 1,40 m. E qui vedete che si vedono le due cisterne e poi si vede una serie di combere, vedete questo con tutte le costruzioni sopra, da una parte e dall'altra di questa specie di strada. E inoltre si vede una cosa molto interessante, 2 ettari di una probabile città, perché si vede un nuraghe grande e tanti nuraghetti piccolini, capanne, questi sono 4 metri, questo qui è 12 metri e mezzo, 13. E poi si vede una strada che fa una specie di zigzag e tanti altri nuraghetti. Vedete la strada con il... I terreni sono tutti privati. Qui nella strada est si vede una casa con una tomba strana con una specie di virgola. Ancora a 110 centimetri di profondità a sud si vedono come dei fiumicelli con tante pietre messe dentro, ma anche delle strutture tipo virgola, vedete qui, ingrandito, e dove si vedono le lastre delle tombe. Va bene. Allora, l'ultima cosa che vi dico è che è venuto l'idea, questo vi ho già fatto una conversazione su di questa, però mi è venuto l'idea che ci fosse disegnato sull'ipogeo di San Salvatore, nelle pareti, ci fosse disegnato ancora qualcosa che ricordasse Monteprama. E questo è uno. L'altra cosa che invece mi ha un po' sorpreso è che analizzando le carte topografiche che abbiamo in dipartimento, che erano messe al macero da Giulio del Sabato, tutte catalogate, la zona di Monte dei Cabras, tutti i nuraghi, molti nuraghi, sono al centro dei pauli. Pauli sono paludi, e che erano scemi questi che costruivano in mezzo alle paludi? Vuol dire che le paludi non c'erano. E allora da dove sono venute fuori? Io ho analizzato tutte le carte topografiche
della Sardegna dal 1400 ad oggi. Queste paludi vanno e vengono in alcune, però può darsi che sia il cartografo che a volte le scriva. Comunque, un'altra cosa interessante è che perché lì? Perché Montebrama sta lì? Non è panoramico, perché è a 10 metri di quota, 11 metri, mentre Montebrama, con un po' di sciovinismo, la chiamano monte, ma è 44 metri, quindi non è che ci sia questo panorama. E poi sono campi di grano, a volte coltivati, a volte abbandonati, quindi non è particolarmente ameno. E perché allora mettono tutte queste tombe? Perché ci stanno tutte queste tombe? Perché c'è una cosa molto importante che guida l'uomo sempre, i duragici, i romani e tutti quanti. L'acqua. E dove stava l'acqua? Nei pozzi. In quelle cisterne, sì, ma bisognava trovarla a Montebrama. Ma lì c'era un grande serbatoio d'acqua, che è lo stagno di Cabras. E quindi mi sono messo a cercare nello stagno di Cabras. Il laghetto di San Salvatore. Si vedono che ci sono delle strutture e si possono vedere in tre dimensioni. Oppure dall'aereo, oggi, potete vedere il villaggio di San Salvatore, la geofisica fatta nel villaggio, con tutte le strutture, il laser scanner fatto dentro l'ipogeo, dentro la chiesa, dentro il villaggio. Grazie. E quindi noi possiamo adesso vedere addirittura sotto l'ipogeo, come dall'aereo possiamo vedere non solo le strutture, possiamo fare fuori in città. È il terreno. Quello è l'ipogeo. Questo è l'ipogeo, questa è la chiesa. Le macchie rosse è la geofisica. Vedete, queste strutture sono muri. Dentro il villaggio abbiamo scoperto un'altra città. E questo si vede fino alla profondità di 3 metri. Possiamo vederla anche da sotto come se fossimo una tappa. Entrare qui dentro e riconoscere con un'operazione che si chiama analisi spettrale, riconoscere il materiale, se calcare o arenare. Possiamo entrare dentro il ipogeo e possiamo vedere, abbiamo fatto 13.362 fotografie a 3 infrarossi, un visibile e un ultravioletto. E abbiamo ricostruito, dopo le abbiamo tutte sommate, tutte queste, abbiamo fatto un'operazione che è durata 2 volte quello che abbiamo, gli stecchi e così via, e siamo riusciti a ricomporre un quadro del San Salvatore che ricorda, per naturalmente le dovute proporzioni, una specie di Cappella Sistina, cioè dove ci sono disegni uno sovrapposti. E noi riusciamo a vedere quello che sta sotto e quello che sta sopra. E quindi possiamo raccontare storie e miti antichi e vedere delle cose straordinarie mai viste nell'ipogeo. Dall'aereo lo possiamo vedere. L'abbiamo già fatta qui da Onebu questa serata. Sì. Con Gaeta. Ma molti anni fa. Sì. Due o tre anni fa. No, l'abbiamo fatto online, in tempi di Covid. Il registra, ce l'abbiamo. Abbiamo visto che dentro San Salvatore ci sono altri ambienti sconosciuti, 5 ambienti nuovi. Guardate, questo è il laser scanner fatto da sopra, questo qui è il laser scanner fatto dall'esterno per la chiesa, dove si vedono le superfetazioni, cioè i cambiamenti nel tempo,
si vede che una parte è nuragica la base e l'altra parte invece non è nuragica, è romana, e quindi il tempio probabilmente era solamente un pezzo di base e poi il resto è diventato romano, dove hanno intonacato e dove hanno disegnato. Ma si trovano anche altre cose, per esempio, a parte che uno vede il lampadario, le travi malorate, eccetera, vede che ci sono delle altre stanze, questo è il fondo dell'ipogeo, quindi oltre si vedono delle stanze. Possiamo togliere la chiesa e vedere e fare la sezione di tutto l'ipogeo. Vediamo, e con laser scanner fatto all'esterno, con la precisione del millimetro, noi ci camminiamo sopra. Quante volte ci è camminato? Eppure qui c'è una struttura archeologica, nessuno se n'è accorto, perché quando ci cammini sopra spesso non lo vedi perché non te l'aspetti, tra l'altro, e devi scappare, certo. E qui lo possiamo vedere tutto, tutto l'intono cammalorato, si vedono le porte dentro le... è una cosa veramente fuori dal normale, abbiamo visto con l'elettrica le stanze nuove, vedete, questo è il vecchio ipogeo e qui ci sono tutte le stanze nuove, queste rosse. Ma la cosa più fantastica di tutte è andare a vedere i disegni, guardate che meraviglia, il Pegaso. Abbiamo trovato 7 Pegaso, il Pegaso è l'animale sacro, è l'animale che porta alla fecondità. Diceva Carl Jung, lo psicanalista, che il piede di Pegaso fertilizza l'acqua, deve stare vicino a una fonte, e l'acqua è il simbolo femminile, perché parla di fertilità dei campi e la fertilità delle donne. E il Pegaso sta vicino alla fonte acqua. San Salvatore è acqua, significa, la chiesa di San Salvatore vuol dire che racchiude una cosa, è un tempio della fecondità, ma a partire dai tempi nuragici, e si vede tante cose, vi faccio vedere solo che cosa ho trovato per quanto riguarda la barca. Sì. Cioè, sono diverse. Sopra l'altare si vede una scritta, è meglio da che non la leggiate a voce alta, se no diventate musulmani, perché la prima summa del Corano significa atto di fede. E poi si vede addirittura un tempio indù, questo è Ganesh, l'uomo elefante, con la tributi in testa, questa qui, e qui si vede una cosa. Significa che era stato frequentato da agenti di ogni dove, sì. Non solo a San Salvatore, è una cosa straordinaria. La palombella, che in Sardegna che cos'è? La pavoncella, è della fecondità, la dea della fecondità, e addirittura questo è caro a me, trovo una cosa straordinaria, l'eruzione del Vesuvio. Questo è il Vesuvio, la forma del Vesuvio, e il racconto di Plinio che dice c'era una nube incandescente, prima una pioggia di pietre delle bombe, e poi della nube incandescente, quello giallo che io ho colorato di giallo perché ho fatto di crominanza, non mi è venuto. E poi si aprì la bocca del Vesuvio che eruttò lapilli, vedete i lapilli che escono fuori. Quindi questo è del 79 dopo Cristo o successivo, perché anche ieri avrebbero potuto scrivere una cosa del genere. Però si vede anche il sistema di evacuazione nel caso succeda il terremoto a Napoli o una eruzione. La barca con tutte le reti e le persone che vi salgono sopra. E si vedono cose straordinarie, ci vuole un giorno solo per questo, Ercole che fa la prima fatica, c'è una specie di film, e poi il bello racconto su Pegaso che uccide la chimera, e poi
dietro il matrimonio di Venere e Marte celebrato si vede Eros che agita un drappo in festa per il matrimonio, e dietro il drappo cosa si vede? Un castello dietro un disegno romano. Ma questo è il modello di Nuraghe, esattamente quello che è stato scavato a 8 torri. A 8 torri. 8 torri. Quello che ha le... Quindi è uno dei pochi segni, sì. È stato scavato dove? A Montebrano. E questo è una cosa straordinaria. Qui c'è scritto una scritta che tutti credevano fosse fatta l'altro ieri, e invece c'è scritto in hoc loco pidicatus est, è stato sodomizzato. Questo ci riporta ad una possibile cerimonia della prostituzione sacra, però noi la vediamo come prostituzione, ma in effetti allora il paganesimo questo offriva, no? E quindi guardate, questo è il muro. Qui c'è un altro animale sacro, il leopardo, e questo sono... E Zola. No? Questi tutti gli estratti che ci tutto sono. Tutti gli estratti. E qui vedete, a un certo punto compare, sotto il braccio di Venere, si vede scritto Mars, e la fotografia di Marte da giovanetto nudo. Vabbè. L'ultima cosa, l'ultimissima che ho provato, si vede la palla di cos'è. C'è il disegno del villaggio così come noi l'abbiamo visto con radar. Si vede il pronao della chiesetta con la scala, non c'è la chiesa ovviamente, e questo hanno detto, questo sta sopra e questo qui sta sotto, e sotto ci sono le tipo le cum messias che ci sono sopra, e noi l'abbiamo vista col georadar. Si vede Cupido, per dire che appunto è il posto dove si fa l'amore, si vede una nave con dei naufraghi, si vedono i numeri, si contano, il Nostromo, le cose bellissime. E qui per esempio il castello famoso che sembra proprio un modello. Però, ecco, c'è a un certo punto una corsa, un'auriga che guida una quadriga, e si vede che questa auriga ha vinto, cioè il frustino, e ha in mano una palla, Monte Prama, Monte delle Palme, vuol dire che facevano le gare gladiatori, in qualche modo gladiatori oppure corse di biga eccetera. Quindi è la palma del vincitore, ma questo è di tipo romano. Quindi vedete qui la corsa, guardate il coppio, bellissimo, con tutti i cavalli, addirittura con la specie di mela o cosa che si mettono davanti per far correre il cavallo che deve raggiungere la casca dal coppio. Vabbè, finito. Bene.